Quello che faccio di solito è quello di farle grosse quando le faccio, non le faccio piccoline. No, noi abbiamo costruito questa stanza che è qui alle nostre spalle e quest'anno abbiamo battuto il nostro record, abbiamo montato questa stanza in 2 giorni e mezzo, dal suolo nudo della fiera abbiamo costruito le pareti, il soffitto, il pavimento e poi ovviamente abbiamo montato dentro il nostro Acoustic Interior Design. Acoustic Interior Design che è stato preparato ancora un anno fa ed era lì che aspettava di essere installato nella nostra sede e finalmente siamo riusciti a fargli vedere la luce, quindi è stato divertente ritornare finalmente a vivere lo stress pre-fiera nel momento in cui devi montare, tarare e mettere in ordine la stanza per creare quell'esperienza che poi i nostri visitatori riescono ad avere quando entrando nella stanza e chiudendo la porta dimenticano il rumore della fiera ed entrano in una dimensione diversa, che è quella dove si va veramente a godere dell'intrattenimento ad un livello molto alto. La stanza è in grado di gestire bene tutte le frequenze in maniera molto ampia e quindi ha un sistema di gestione broadband che è quello che ci contraddistingue, ma soprattutto è una stanza che permette di vivere anche un momento di relax senza necessariamente voler usufruire di contenuti. Stai bene anche lì a leggerci un libro. La parte di design è sicuramente una parte che è importante perché è quella che permette di avere il look and feel della stanza, quindi quando entri nella stanza hai quella sensazione. Poi la parte acustica è quella cosa che non si vede ma che ti fa sentire bene, per cui quando entri nella stanza non è come in molte delle stanze che ci sono in giro, che entri e sembra di avere tutto un tratto il raffreddore, cioè ti si chiudono le orecchie, si tappa il naso, cioè ti senti un po' ovattato, no? Sembra quasi un'esperienza anecoica. Esatto, esatto. Qui quando entri hai ancora quel livello di riverberazione, quindi di eco, diciamolo semplice, nella stanza che ti fa sentire bene, cioè ti dà quell'aspetto di freschezza che le nostre stanze hanno come proprio un tratto distintivo. Con tutti gli anni che abbiamo passato in fiere a presentare i nostri prodotti, eccetera, io sono certo che molti di quelli che ci stanno vedendo adesso sono stati magari in una fiera dove hanno visto delle nostre cose, ma magari non lo sapevano perché erano la stanza di BEW, la stanza di Wisdom, la stanza di... Ma in realtà quelle stanze erano delle stanze di Officina Acustica, che a quel tempo si chiamava Katie, abbiamo cambiato il nome proprio un mesetto fa. Quindi le nostre stanze sono sempre servite per tirar fuori il meglio dai prodotti che ci andavano installati, perché nessuno ricorda una cosa importantissima. Il primo componente con cui abbiamo a che fare nel nostro sistema è la stanza, e se la stanza è quella, quella è, non puoi cambiarla. Di conseguenza, o ci giochi con la stanza come facciamo noi e gli facciamo fare quello che vogliamo noi, quindi mettiamo il suono in grado di rispondere come vogliamo all'interno della stanza usando il nostro sistema, la nostra filosofia di trattamento acustico, oppure puoi comprare le cose più belle del mondo ma suoneranno come suoneranno, punto. Comunque nella stanza abbiamo, oltre al Sony, abbiamo anche pre-decoder Trinnov e finali Trinnov e anche il finale a 16 canali. Sì. E poi abbiamo i diffusori di Waterfall, sì, la serie Pro che fa gli LCR sul fronte, i loro 4 sub negli angoli, e poi abbiamo una serie delle piccole Elora tutto attorno che creano una buona ambienza ed è bella spaziosa la stanza. Ma l'installazione, assieme appunto a come la stanza è costruita a livello acustico, a livello di finiture proprio, a livello di interior, dà l'impressione di essere molto più ampia di quella che in realtà è, perché in realtà questa è una 7x5 misura sì, esterna, vero, quindi all'interno siamo sui 4,60 m x 6 metri e qualcosa circa, quindi non è una stanza grandissima. Però con schermo fonotrasparente da 4,30 m di base. 4,30 m di base, sì, una cosa esagerata. Vabbè, però il pretore è potente abbastanza per coprire. Diciamo che copre praticamente quasi l'intera porzione. E io me la vado a risentire per l'ennesima volta. Grazie. Prego.